Something tells me I've been dreaming of someone who was never real. It seems I've changed a thousand ways. I wish I looked the way I feel. Break me. My luck is complicated. Boyfriend. Don't wanna talk about it. Teenage. I'll work it out in the end. La grande notizia? Gliel'hai detto, Connor? non adesso. Ma che stai facendo? Io e Tully ci siamo lasciati. Lo so, e allora? Per la quarta ed ultima volta, spero. Oh, sono tanto dispiaciuta. Non devi esserlo. Mi è venuta una nuova allergia. Alle relazioni amorose. Vuoi sapere quello che ha fatto? Ha persino avuto il coraggio di... Scusa, posso finire per piacere? È mia l'umiliazione, sono stato scaricato al telefono. No. In mezzo a una selva di avvisi di chiamata. Oh. Che cattivo gusto! E ricorda, ti mangiava le noccioline? Sì, e non copiava sempre i tuoi compiti? E ti fava per i nostri avversari di hockey. E masticava il chewing gum talmente forte che non sentivi quello che pensavi. Però la cosa che sopporto meno di tutte sono i pettegolezzi. Che pettegolezzi? Beh, è da un po' di tempo che dice a tutti che... Mentre lei e Connor stavano insieme... Io la stavo tradendo con... Non ci credo! Questa è la cosa più assurda che abbia mai sentito. Aspetta, ce n'è di peggio. Sostiene che è colpa mia se si sono lasciati. Stai scherzando? Ma perché l'avrebbe pensato? Perché è una persona orribile, ecco perché. Vedrai che starai bene anche senza di lei, Connor. Andiamo, faremo tardi a biologia. E quando la incontriamo facciamo finta di non vederla, ok? E queste sono le 7 classi dei vertebrati. La prima che studieremo è quella degli anfibi. Ma l'hai vista? L'ho sentita. Credi che metterà in giro altre strane voci? Sì, è probabile. Avresti mai pensato che fosse così ossessionata da voler rovinare le vite degli altri? Avrà dei problemi? È una perdente. Preparatevi per la dissezione delle rane della prossima settimana. Dissezione delle rane? Come stavo dicendo? La dissezione delle rane sarà fondamentale per la valutazione di quest'anno. Ci sono domande? Sharon? Quando dice rane, lei intende dire rane vere e viventi? Non saranno vive, ma saranno vere. Io non riesco a farlo. Perché non possiamo studiare sui libri o su qualcosa di non vivo? Ma quando crescerai, tutto quello che devi fare è metterti un sacco di profumo per coprire la puzza. Se vuoi, ti aiuto a prepararti psicologicamente. E come? Non sarò mai pronta per fare una cosa simile. Ma non c'è niente da fare, Sharon. Questa è una cosa normale. Ci risiamo. Nuotavo sempre controcorrente. Ma perché mi trovavo sempre da sola quando si trattava dei problemi degli animali? Ehi, Sharon! Prima in classe ero sconvolta quanto te. Anch'io amo gli animali. Anche tu! Bene. È incredibile che non si possano usare dei programmi col computer. Esistono delle simulazioni incredibilmente realistiche. Quali programmi, scusa? Per imparare la dissezione, così non dovremo farlo sul serio. Geniale! E perché non possiamo usarli? La scuola non li ha e... Non dovremmo essere altrove, Sharon? Oh, sì, sì, certo. Sapevo che era terribilmente scortese lasciare chiunque nel bel mezzo di un discorso, ma come potevo allearmi con chi era stato così falso con i miei amici? E se
lo facciamo con il computer, non dovremo usare gli animali veri. I programmi per tutti gli studenti sono troppo cari. Mi dispiace, ma la nostra è la soluzione migliore. Non per le rane. Voglio dire, io non sarò in grado di farlo. Questo significherà abbandonare il progetto, il che vuol dire che sarai bocciata. Ma non è giusto, professoressa! E ci sono un sacco di altri ragazzi che la pensano come me. Forse per la prima mezz'ora, poi si abitueranno. La conclusione è che non mi hai dato abbastanza motivazioni, per cui dovremo cambiare metodo d'insegnamento. Rispondete! Come vi sentireste se vi volessero uccidere? Solamente per curiosarvi dentro la pancia e per studiare come siete fatti? Riusciresti ad essere un po' più rane? Ranette! 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 Dai, questo dovrebbe essere un documentario serio! Ranette! Ranette! Grazie, Ranette. Grazie mille, ragazzi! Sono contenta che rispettiate le mie idee! Anche le rane hanno i loro diritti! No. E? Non mi ricordo più. Che cosa devo dire? Che cosa ne pensi della dissezione? Ciao, mamma! Io credo che sia una giusta causa. Io non credo, sorriso d'argento. Vi ricordate quello che vi ho detto, ragazze? Se volete uscire con me, non mischiatevi con i perdenti. Oh, direi che non sta funzionando molto. E non dimenticatevi che tutte le classi venerdì usciranno prima per via del consiglio docenti. Preside Ludwig! Devi fare un annuncio? Sì, ma interessa un gruppo di lavoro e vorrei farlo personalmente. Va bene. Pronto? Questa è una richiesta di aiuto da parte di tutti coloro che non sono d'accordo con la dissezione delle rane. Non dobbiamo uccidere quei poveri animali solo per studiare i loro organi. No. Esistono anche altri metodi. Perché dobbiamo torturare quei poveri animali se non è necessario? Sapevate che iniettano dei veleni nelle vene delle rane mentre sono ancora vive? Eh? Vi rendete conto di quanto sia orribile? L'altoparlante scolastico non è uno strumento per incitare alla ribellione, signorina. Questo ti potrebbe costare una sospensione di una settimana. Avete il potere di cambiare le cose. Partecipate alla campagna Salvate le rane. Dite no alla dissezione in classe. Vai ancora avanti con questa storia, Spitz. Perché dobbiamo vedere queste cose prima di pranzo? È vero, forse dovresti smetterla. Basta, chi se ne frega? Smettila! Ascolta, qui a nessuno interessa. Io inizierò una campagna nel mio quartiere. Credo che otterrò un sacco di firme. Veramente? Sharon! Grande, fammi sapere come va. Perché continui a parlare con quella strega? Guarda che non sono io, è lei. Mi voleva parlare della sua campagna. Allora dille di smetterla. Non capisci che sta cercando di metterti contro di noi? E va bene. No, 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 non ho ordinato rane vive. Deve riportarle indietro. No, non posso farlo, signora. Deve parlare con il laboratorio. Io eseguo gli ordini. Beh, non si aspetti che me le tenga. A me non servono vive. Sa una cosa? Questo non è un mio problema. Guardate quelle povere piccole rane. Oh, è vero, il giorno finale sta arrivando. Il giorno della dissezione, nonostante gli inutili sforzi di qualcuno che sta cercando di evitare che il loro sangue sia versato. Sta zitta, Nina, che ne sai tu di queste cose? Se vuoi puoi venirci anche tu, a me fa piacere. Sei firme, tutto qui. Mi dispiace, ero convinta che avrei fatto di meglio. Oh, non è colpa tua.
È solo che non riesco a credere che a nessuno interessi questa causa. Anch'io, e i professori non fanno che peggiorare la situazione. Non ci danno nessuna scelta. Forse non vogliono cambiare le cose solo per non dover lavorare di più. Esattamente, e il loro lavoro non sarebbe aiutarci. E gli amici non dovrebbero aiutarci anche loro. State parlando ancora di animali? Se proprio vuoi saperlo. Guarda, perché non firmi la nostra petizione? È la nostra ultima possibilità. La nostra petizione? Oh, dovete essere state molto impegnate. Per salvare le rane. No, non vi voglio disturbare. Non vorrei venire accusata di essermi intromessa anche tra di voi. Intromessa? Ah, è vero. E comunque che problemi ti fai? Ehi, pronto? Credo che sia tu quella con dei problemi. Perché ti sei attaccata così tanto a Sharon dopo tutto quello che hai fatto? E quello che hai fatto tu? Scusate, Maria, Connor, potete venire fuori con me? Ve lo giuro, lo faccio per le rane. Credetemi, non sono diventata sua amica. Però sembravate veramente amiche. Che è l'esatto contrario di quello che avevamo deciso di fare. Ma è l'unica persona che sta cercando di aiutarmi. Ah, Sharon, andiamo. Anche noi ci abbiamo provato, ma con quei costumi da rana eravamo troppo ridicoli. No, aspetta, stai dicendo che la tua alleata è un'amica migliore di noi? Perché se così, allora hai ragione. Fai benissimo ad uscire con lei, giusto, Connor? Sì, giusto. Perché doveva essere tutto così complicato? Sapevo che Tully si era comportata male con Maria e Connor, però si stava occupando dei problemi delle rane. Dovevo forse decidere di chi essere amica. Ciao, ciao, ragazze! Eccovi un panino vegetariano. Che ne dite di lattuga e pomodoro? Ho tolto la maionese, non sapevo se vi piaceva. Ciao, Sharon. Oh, mi hai spaventata. Le grandi menti pensano uguale. È vero. È un'ingiustizia. Dobbiamo fare qualcosa. Pensi forse ad una missione di salvataggio? Giusto. Buona idea. Sono sicura che finiremmo in un mare di guai. Forse potrebbero sospenderci. Oh, e sono sicura che mia madre mi ucciderebbe. Quest'anno mi ha già sgridata una volta per una cosa del genere. Sì, anche i miei. Però lo faremo lo stesso. Non stai scherzando, vero? Dobbiamo essere certe che non ci scoprano. Ma di notte chiudono tutto a chiave. Potrei avere quella gomma da masticare che rumini da almeno 6 giorni. La rumino perché mi piace. Così non si chiuderà. Geniale, l'hai già fatto altre volte. No! Guardo troppa televisione. Ciao. Allora, ti va di fare un giro con me al Life Cycle? Io... Pronto? Sono io. È scattata la fase 1 dell'operazione di salvataggio. La professoressa è uscita. Va bene, arrivo subito. E grazie lo stesso, Connor, ma... devo fare una commissione per mia madre. Ok, ci sentiamo dopo. Ha funzionato! Veloce, andiamo, andiamo! Presto vedrete la vostra nuova casa. Ok, via libera. E così l'ho chiamata ed era nel bar. Niente panico. Siamo naturali, riuscite a immaginarvelo? Thank you.
Ma quando se ne va? Cosa? Scusa, non ti sento. Per quanto tempo credi che continuerà? Oh no! Se ne sta andando, forza! Siete libere! Godetevi la vita! Andate! Ci siamo riuscite! Qua la mano, socia! Siamo le più forti! Posso chiederti una cosa? Ehi, tu sei la mia compagna d'avventura. Puoi chiedermi quello che vuoi. Perché hai messo in giro quei pettegolezzi? Quali pettegolezzi? Lo sai, quelli riguardanti la storia di Maria che avrebbe voluto dividere te e Connor per farti ingelosire. Io non ho detto niente. Lo dicono gli altri. Stai scherzando. E tu ci credi? Beh, sì. È per questo che ho rotto con lui. Poi, scusa, stanno ancora insieme, non è vero? Tutti stiamo insieme. Siamo amici per la pelle. Wow! Effettivamente non pensavo fosse vero. Non credevo che Maria l'avesse fatto. Sì, infatti. Queste le restituiamo. Abbiamo liberato delle rane, ma non ci devono considerare delle ladre. Vai, vai, vai! Adesso non c'è nessuno! Facciamo in fretta. Giusto. Ops. Cosa sta succedendo qui? E dove sono le rane? Ovviamente Tally e io siamo state spedite subito dal preside. Era sempre meglio che andare dal dentista. Credi che sia valsa la pena di essere sospese? Al 100%. Abbiamo salvato le rane. E cosa credi che dirà tua madre? Oh, non ci voglio nemmeno pensare. E i tuoi genitori? Dipende da come gliela metto. Credo che comincerò col discorso che ci ha fatto il preside sulla nostra tenacia. Buona idea! Cominci con le cose positive e lasci quelle brutte agli ultimi 5 secondi. Sono furiosa! Lo sai, mi dispiace, ma sono stata obbligata a farlo. E pensa che il preside ha detto che forse per l'anno prossimo metterà nel budget della scuola delle rane di plastica. A qualcosa è servito! Posso finire di parlare, per favore? Scusa. Non bisogna mai andare contro la legge, Sharon, neanche se lo fai per una giusta causa. Tu hai rubato del materiale scolastico. Devi considerarti fortunata che ti abbiano solo sospesa. Quello che mi fa diventare verde dalla rabbia è la risposta che ha dato la scuola a tutte le vostre richieste. Da quello che mi hai detto, avete presentato delle valide alternative alla dissezione. Perché non vi hanno prese sul serio? Questo è troppo, meritate una giusta risposta. Chiamerò il preside e gli chiederò una spiegazione. Scusa, dovrei girare la pagina. Ma non te ne devi andare! Il preside ha detto che prenderai in prestito dei programmi per il computer per quest'anno e che per il prossimo si occuperà degli altri suggerimenti, ma non vogliono rinunciare alla dissezione. I ragazzi possono scegliere, almeno, e un po' di rane si salveranno. Questa è quasi una vittoria, tesoro. Non ti avevo mai sentita gridare in quel modo. C'è sempre una prima volta. Maria! Perché non sei a scuola? Ci hanno fatto uscire prima per la riunione dei professori. Ah, è vero. Connor mi ha detto che tu e Tally vi siete spiegate. Immagino che da quando siete state sospese avrete passato un sacco di tempo al telefono insieme. Non ci siamo sentite affatto. Guarda che Tally non è diventata la mia migliore amica. Di la verità, la cosa ti spaventa, ammettilo. Io non sono spaventata, ma non capisco.
Io e lei abbiamo in comune l'amore per gli animali. Tu sei quella con cui condivido tutte le cose più importanti, come le mosse di karate. Sì, conosco tutti i tuoi trucchi. Comunque hai ragione. Solo una vera amica ti avrebbe difesa dal tuo nuovo soprannome. Voglio proprio sentirlo. Meglio di no. Oh, avanti. Dimmelo. Sorriso in gabbia. No! Beh, se vuoi potrei imprigionarti. Sarebbe come se fossi sospesa per il resto dell'anno. Ti prego, fallo.